Allora, eccoci qua per parlare di un'altra pillola di astronomia. Questa volta tratteremo della costellazione zodiacale del Cancro. Ricordo che costellazione zodiacale sono quella zona di cielo, l'attraversamento del Sole nelle varie costellazioni, sono le famose 12 costellazioni zodiacali. Il Cancro in realtà è una costellazione abbastanza difficile da trovare, è la zodiacale meno luminosa. Per trovarla, l'unico modo è proprio di partire dai gemelli, dalle due stelle dei gemelli Castor e Polluce, poco in fianco a sinistra c'è Regolo nella costellazione del Leone, in mezzo lì c'è la costellazione zodiacale del Cancro. Quindi è una costellazione molto, ma molto piccola. Per quei pochi, mi auguro, che si interessano di astrologia, sapranno che i Gemelli, scusate, il Cancro, è nel periodo che va dal 20 di giugno al 20 di luglio. In realtà, se noi spegnessimo il Sole, in quel periodo lì, il Sole non si trova nella costellazione del Cancro, ma si trova nella costellazione dei Gemelli. Come dimensione è una costellazione abbastanza piccola, pensate, è la 31ª costellazione, quindi ce ne sono molto ma molto più grandi. Mito, cioè le storie tramandate, le storie antiche tramandate che hanno avuto origine dalla costellazione del Cancro. Principalmente sono due soprattutto. Uno è quando Ercole stava combattendo il toro in una delle sue fatiche, Giunone, che non era certo una fans di Ercole, per infastidirlo gli mandò questo piccolo animaletto. Naturalmente Ercole non fu certo disturbato dalla presenza del Cancro, lo schiacciò abbastanza facilmente. Giunone, proprio per un segno di riconoscenza, lo trasposizionò nel cielo e lo mise proprio in una costellazione molto debole, poco significativo. La seconda invece, che è un attimino più interessante da questo punto di vista, è quando il Sole, come dicevo prima, sale per raggiungere la massima altezza che anticamente si trovava nella costellazione del Cancro, ecco il motivo per cui Tropico del Cancro, ripeto, purtroppo, insomma, per fortuna, per quanto riguarda il fenomeno chiamato precessione degli equinozi, quando il Sole raggiunge la massima altezza, se lo spegnessimo, non troveremo il Cancro, ma troveremo i gemelli. Quindi sarebbe più corretto parlare Tropico dei gemelli. Altro mito, ripeto, è il fatto che sempre col Sole sale, raggiungeva la massima altezza nella costellazione del Cancro, poi si abbassava. Tornava, si abbassava, tornava indietro. Quindi gli antichi hanno voluto ricordare questo animaletto che cammina normalmente all'indietro, proprio raggiungendo la massima altezza, torna indietro. Se noi guardassimo da quelle parti lì, nella costellazione del Cancro, per uno che ha una buona vista, ripeto, tra i gemelli e Regolo, si dovrebbe vedere un battufolo luminoso, una piccola nuvoletta. È l'ammasso stellare M44, chiamato anche ammasso del presepe o anche alveare. È un bel oggetto, ripeto, per uno che deve avere una buona vista lo dovrebbe vedere ad occhio nudo, mentre invece con un qualsiasi binocolo non è difficile da trovare, proprio si trova in mezzo lì, eh. È bellissimo, è un insieme di stelle molto simili fra di loro, ecco perché è chiamato un po' il presepe, il gregge di pecore. Vista da noi, un ammasso relativamente, essendo un ammasso aperto, molto relativamente vicino, dista circa 600 anni luce. Ha una dimensione di circa 23 anni luce, quindi non è molto grande, però ripeto, invito a osservarlo perché ne vale la pena. Ultimo, la cosa abbastanza divertente, per esempio, è che la costellazione del Cancro è uno pochissimi casi è raffigurata nella moneta da 50 cent della Slovenia. Infatti, gli sloveni, per ricordare, per festeggiare il 25 giugno, giorno in cui la Slovenia ha raggiunto l'indipendenza, quindi segno zodiacale del Cancro, l'hanno raffigurata lì. Quindi, come vedete, è una costellazione poco appariscente, però abbastanza divertente. E questo è tutto. Arrivederci alla prossima.